il pacifismo è quel movimento che da troppo tempo non si sente più e che è rimasto in silenzio per troppo tempo durante la crisi libica. Non è sempre stato così. Nel 2003 riempiva piazze e strade di tutto il mondo. Secondo il New York Times era la seconda superpotenza mondiale. Eccolo qui oggi il movimento pacifista mentre manifesta nelle piazze milanesi. Oggi ci sono c'è l'esigenza di ricostruire questo movimento. Credo che ci sia ancora, ma che sia un po' sotterraneo. Chi si opponeva alla guerra in Iraq ora si divide sul caso Libia e il movimento si spacca sul cosa fare. È molti anni che è passata l'onda del movimento. I motivi non saprei tanto indicarli. Forse una stanchezza, un senso di impotenza. Io credo che tutti i principi per cui ci eravamo mossi negli anni passati contro la guerra e a sostegno dell'autodeterminazione dei popoli ci siano assolutamente anche oggi. Tuttavia noi vediamo invece che c'è una passivizzazione. A Bengasi chiedono l'intervento perché tu quando vedi che vengono le truppe addosso tu lo chiedi ed è questo credo che sia normale. Ma già oggi si dimostra che quell'intervento lì non porta un risultato. Io credo che oggi ci sia un'altra possibilità piuttosto che la guerra, che è quello di interventi diplomatici su diversi fronti. Intanto un embargo serio con la Libia, la rottura di tutti gli accordi commerciali, il blocco della vendita a cominciare dalle armi, il blocco di tutti i fondi del gruppo dirigente libico depositati nelle banche occidentali e poi dar voce all'iniziativa che viene proposta dal paese dell'America Latina e dell'Unione Africana. C'è un cessate il fuoco, una forma di diplomazia con dell'interposizione delle forze ONU. Non si poteva affidare agli osservatori della Lega Araba o delle Nazioni Unite un compito di ripercorrere un tentativo diplomatico. Se io fossi ovviamente alla direzione di un governo potrei proporre delle misure diverse, fornirgli degli armamenti, perché no? Non si esporta la democrazia e l'abbiamo imparato negli ultimi decenni.